quando dicevamo che non ci sarebbero state più barriere tra noi e voi, tra la classe politica e il cittadino, era la nostra forza, era la nostra speranza e vi giuro, spero che noi non vi abbiamo deluso, ma voi siete stati la più grande soddisfazione di un anno in Parlamento, un anno di battaglie. Grazie a voi. Grazie proprio con il cuore, grazie con il cuore. Credetemi, non è stato semplice, non è semplice smettere di avere la sensazione che non ce la fai, di avere la sensazione che davanti hai un ostacolo troppo grande, di sentirti tradito, di sentirti tradito quando sei in commissione, quando pensi di aver raggiunto l'obiettivo. Sentivo prima il dottor Imposimato che ricordava Falcone. E questa piazza lo può applaudire perché abbiamo le mani pulite su 416 ter, noi le mani le abbiamo pulite, noi non abbiamo saputo cosa dovevamo votare e l'abbiamo votato. Fuori la mafia dallo Stato. Persone. Una è qui, è in questa piazza, e io la chiamo Movimento 5 Stelle, la chiamo rivoluzione, la chiamo cambiamento, la chiamo voglia di vivere di nuovo. Dall'altra parte ci sono quelli che, permettetemi il romano, io gli dico vabbè con te che ci parla a fare, di solito sono quelli del PD, ci parlo più, basta, ci parlo più. Dopo Renzi mi dicevano convinci l'indeciso sì, ma lo scemo no, perché non si può, non si può, non si può. Ci sono gli indecisi. E allora tu ti fermi un attimo e gli dici ma perché sei indeciso? Ma che devi guardare ancora? Ma che te devono fare? Ogni tanto vado giù, ma te devono venire a pignorare il comodino a casa? Che con che altro devono farci? Cos'altro abbiamo bisogno di vedere? Le grandi riforme, la legge elettorale, volete vedere la legge elettorale? L'Italicum, quando eravamo il terzo partito l'Italicum era fatto. Poi ci hanno avuto un po' di stretta perché sembrava che eravamo il secondo partito e Berlusconi si è tirato indietro. Quando hanno capito che questo è il primo movimento in Italia, l'Italia non esiste più, non esiste. E non dovrebbero esistere neanche gli indecisi, perché siamo stati attenti a quello che dovevamo fare e l'abbiamo fatto. Abbiamo portato all'interno del Parlamento tutto quello che avevamo detto in campagna elettorale, non vi abbiamo mai tradito, abbiamo continuato a lottare, abbiamo continuato a informare. Noi non siamo oggi in campagna elettorale, noi siamo a fare qui quello che abbiamo fatto per un anno, in mezzo alla gente, come avevamo detto, né più né meno. E allora io non ti chiamo indeciso, se ancora oggi tu non sai che cosa votare, oggi forse sei un complice, sei complice!